Noi siamo ciò che mangiamo, sosteneva Ippocrate, il padre della medicina. Eppure, siamo sicuri di quello che mangiamo, di ciò che arriva sulle nostre tavole? Chi controlla i nostri alimenti e come? Essa, NAS, istituti zooprofilattici, cooperano al fine di garantire salubrità e igienicità dei nostri alimenti. Eppure nessuno sospetta che per 4 anni di seguito la Commissione europea ha focalizzato l'attenzione su un particolare gruppo di tossine, le micotossine, in grado di adulterare il nostro cibo in maniera irreversibile e purtroppo creare dei danni al nostro organismo, indurre la formazione di cancro. Lo IARC, che è un ente di controllo e di classificazione sul cancro, le ha classificate nel gruppo 1, carcinogeni umani certi. I danni purtroppo vengono causati con quantitativi infinitesimali, dell'ordine del nanogrammo per ml. E allora ci si chiede, ma quali sono le tecnologie in grado di apprezzare questi quantitativi così piccoli? Attualmente nel controllo qualità ci sono delle metodologie che sono comunque costose, richiedono tempi di analisi lunghi, personale appunto dedicato, come biotecnologi, biologi, chimici. Forse servirebbe qualcosa di un po' più semplice, anche intuitivo, di facile utilizzo. Io direi alla mano. Tra le mani ho un lab on chip, non è altro che un mix di elettrodi e canaline fluidiche in grado di riprodurre tutte le analisi che possono essere eseguite in un laboratorio. Può essere funzionalizzato con qualsiasi tipo di molecole, anche molecole di DNA, aptameri li chiamiamo, in grado di riconoscere il target, per esempio le micotossine o anche altri patogeni, nel range di interesse del nanogrammo per ml con altissima specificità. E questo bioriconoscimento è in grado di generare una variazione di corrente che può essere rilevata con qualsiasi dispositivo, anche uno smartphone, tablet e un portatile. Quindi noi dobbiamo immaginare in un futuro prossimo tanti di questi device lungo la filiera agroalimentare, from farm to fork, dal campo alla tavola. E perché no? Magari sulle nostre tavole in ambito domestico, magari per assaggiare qualche conserva sospetta. Non starete pensando a quella della suocera, vero? No, no, dai, scherzi a parte. Non è futuro, è realtà, ed è molto bello pensare come qualcosa di così nocivo, il rilevamento di micotossine o di patogeni, può aver spronato la ricerca attuale a produrre qualcosa di così funzionale, intuitivo. E lasciatemelo dire, a volte bisogna pensare in piccolo per creare qualcosa di veramente grande. Grazie.